Buona giornata da Marsiglia per l'Open 3, per una giornata che per quanto ci riguarda si aprirà tra pochi istanti nel segno del tennis italiano, dato che andrà in scena il derby italiano di primo turno tra Simone Bolelli e Luca Vanni, con quest'ultimo reduce dalla splendida cavalcata di San Paolo. Dopo anni passati a sopravvivere giungla di Future Challenger, Luca Vanni ha infatti centrato una finale ATP davvero inaspettata, frutta di orgoglio, passione e voglia di farcela. Si è fermato ad un passo dal sogno Vanni in finale alla Brazil Open, dopo aver servito anche per il match sul 5-4 al terzo contro l'uruguaiano Pablo Cuevas, e si è reso soltanto al tiebreak decisivo. Eccolo inquadrato proprio Luca Vanni, che grazie alla finale centrata a San Paolo ha ricevuto uno special exempt, uno speciale invito per il torneo di Marsiglia, e si presenta qui direttamente via San Paolo, fisicamente provato, non potrà essere al meglio della condizione, ma quanto mai galvanizzato da questo exploit che lo ha fatto salire alla ribalta. È un derby questo tra coetanei, dato che hanno entrambi 29 anni, Bolelli e Luca Vanni, anche se hanno un percorso di carriera diametralmente opposto i due tennisti azzurri. In precedenza, in apertura di programma, si è disputato uno degli ultimi incontri di primo turno a mancare all'appello, quello tra Goffin e Janovic, primo turno di maggior richiamo. Goffin si è imposto in due set, in poco più di un'ora e un quarto, 6-4, 6-2. Janovic, il recente finalista del torneo di Montpellier, quel Janovic che scorsa estate a Winston-Salem aveva sconfitto Goffin, interrompendo una striscia sensazionale di vittorie di Goffin, 25 vittorie consecutive. Quest'oggi si è preso la rivincita Goffin, che affronterà al secondo turno Dominic Thiem, sfida tra due dei più interessanti prospetti del tennis mondiale, Thiem e Goffin. Questo tra Bolelli e Vanni è il penultimo incontro a mancare all'appello per quanto riguarda il primo turno. L'altro match è un altro derby, quello francese, tra Gilles Simon, campione a Marsiglia 2007, e Pierre-Hugues Herbert. Pensate che un anno fa, di questi tempi, Luca Vanni era oltre la 800esima posizione mondiale. Disputava il Future di Sondrio. Sorteggio ha messo di fronte l'uno contro l'altro gli unici due tennisti italiani presenti qui a Marsiglia. Bolelli, che quest'anno si è laureato campione in doppia di Fabio Fognini, e reduce da una stagione, quella passata, della sua rinascita tennistica. Un giocatore in profondo rilancio Bolelli, che può sfruttare delle condizioni di gioco sul veloce indoor a lui particolarmente favorevoli. Derby italiano questo tra Bolelli e Vanni, che designerà l'avversario al secondo turno del canadese Milos Raonic, che del seeding di Marsiglia è la testa di serie numero 1. Caso di vittoria quest'oggi, Bolelli dunque riaffronterebbe Raonic a distanza di una sola settimana dall'ottavo di finale disputatosi a Rotterdam e conclusosi 6-3-7-6 in favore di Raonic. Il medesimo punteggio del primo confronto diretto tra Bolelli e Raonic disputatosi la scorsa stagione agli internazionali biennali d'Italia. Bolelli, che torna a Marsiglia a distanza di 5 anni, la sua ultima partecipazione infatti risale al 2010 con eliminazione al primo turno per mano di Sergi Stakhovskin, 3-7. Bolelli, che in precedenza era uscito all'esordio a Marsiglia anche nel 2008, sconfitto in due set da Gasquet, e nel 2010, dopo la vittoria, anzi nel 2009, dopo la vittoria su Bloomfield, si è arresa al secondo turno a Jean-Wilfried Tsonga. Vanni che dovrà velocemente provare ad adattarsi ad altre condizioni di gioco, dato che nel volgere di nemmeno 72 ore è costretto a passare dalla terra sudamericana al veloce indoor. Avec la casquette blu,
Vuole lì questa settimana un ranking di numero 53. Il primo torneo del 2015 lo ha disputato a Doha, l'esordio ha regolato senza problema Benjamin Becker, cedendo poi il passo al secondo turno a Richard Gasquet. Borelli poi ha partecipato al torneo di Sydney, mettendosi in ottima evidenza, centrando i quarti di finale in virtù delle vittorie su Matosevic e Goffin. Nei quarti poi la sua corsa si è fermata contro Victor Troisky, sconfitta maturata non senza rimpianti dopo aver servito vanamente per il match, dopo aver fallito anche un match point al terzo. Poi gli Australian Open, Borelli, oltre al trionfo in doppio, ha passato un turno in singolare, sbarazzandosi in 4 set dell'argentino qua a Monaco e al secondo turno contro Roger Federer, titolando in 4 set. Ed infine a Rotterdam, Borelli, dopo aver spazzato via all'esordio Lucas Rosol, al secondo turno si è arenato contro Milos Raonic. Lucas Rosol che è stato travolto anche qui a Marsiglia al primo turno da Sergi Stakhovsky, che gli ha concesso appena 5 game. Lui aussi a joué sur le circuit du Challenger, en 2006. Classe 85, Luca Vanni, che in questa stagione ha disputato la sua prima finale Challenger di luglio in Taiwan a Kaohsiung, venendo sconfitto dal cinese di Taipei Yen Sun Lu. Cavani da Castel del Piano, la soglia dei 30 anni. Questo 2015 lui, prima dell'exploit di San Paolo, è riuscito a qualificarsi anche nel torneo di si è trattato del suo debutto assoluto a livello ATP, a livello di circuito maggiore, sconfitto dal lituano Berankis 3 combattuti set. Vanni che riuscì a impegnare il lituano e a San Paolo Vanni Simone Borelli ha segnato il tiraggio sort e ha scelto di relancer il sostegno, la prima vittoria a San Paolo il circuito maggiore contro l'olandese De Backer, prima poi di superare Lajovic nei quarti e il brasiliano João Souza in semifinale. Derby di primo turno al TP 250 di Marsiglia tra Simone Borelli e qui inquadrato Luca Vanni, si affrontano per la prima volta in carriera. Il vincente di questo match se la vedrà domani ottavi di finale contro la testa di serie numero 1 Milos Raonic, che debutterà direttamente al secondo turno. Prime quattro teste di serie infatti sono esentate dall'esordio grazie al Dubai. Inizio il match con Luca Vanni al servizio. Ancora qualche istante. Si tarda a prendere posto in tribuna. E allora si parte davvero. Primo punto del match, appannaggio di Borelli, questo errore con il rovescio a mezza rete di Vanni. Primo ace dell'incontro, da parte di Vanni, ace esterno. 15-0.
la scorsa settimana a San Paolo Vanni ha fatto faville con il servizio, 201 km orari, la velocità della prima. L'errore qui, risposta di Bolelli, 30-15, okay. Vanni che al servizio fa valere la sua stazza, fa valere tutti i suoi 198 centimetri. Tenta di entrare con il dritto in direzione anomala Bolelli. Palla che però si allarga in corridoio, 40-15. Altra gran prima centrale. A 15 Vanni tiene il turno di servizio d'esordio dell'incontro. Prepariamoci ad una battaglia di servizi. Dato che sia Simone Bolelli che Luca Vanni hanno nel servizio risorsa molto preziosa. Un service, Simone Bolelli. Primo turno di battuta anche per Simone Bolelli, che ieri ha avuto modo di esordire in doppio a fianco di Jan Lennard Struff. Sconfitto dalla coppia tutta francese composta da Herbert e Mahou, che sono stati finalisti proprio degli Australian Open di doppio, sconfitti da Bolelli Fognini. Corta qui la difesa con il rovescio di Vanni, preda del diritto in avanzamento di Bolelli. 15. Ovviamente Vanni dovrà cercare più possibile di evitare il diritto di Bolelli, evitare di offrire palle così prive di peso, sulle quali può avventarsi con il suo dritto Bolelli. Qui scivola Bolelli a difendere la rete sul passante di Vanni. Sfortunato qui Simone. 15. Aveva guadagnato campo in progressione con il dritto. Qui ha perso gli appoggi. Poi ha cercato un volé in acrobazia da terra. 15 pari. Net full service. Ripete ancora la prima di servizio Bolelli. Fa sentito del suo dritto Bolelli, preso in mano l'iniziativa dello scambio, costringendo sulla difensiva Vanni, che non è riuscito ad uscire dalla morsa del dritto del bolognese. Bolelli, che ha un best ranking di numero 36, lontano sei anni, ha fatto segnare il 23 febbraio del 2009. Fallo di piede chiamato a Bolelli. Oh.
costretto a rincorrere qui Vanni sull'apertura di campo di Bolelli, che ha ben lavorato lo scambio e alla fine è Vanni il primo a cedere con il rovescio in recupero. A 15 anche Bolelli tiene il suo primo turno di battuta, 1-1. Bolelli, il cui bilancio stagionale è di 5 vittorie a fronte di 4 sconfitte. Torneo questo di Marsiglia che è sempre ben frequentato. Ottimo campo di partecipazione anche quest'anno. Ci attendono dei secondi turni di livello, come quello tra Gurbis e Chardy, Team Goffin, per Wawrinka. Non riesce ad alzare qui Vanni la traiettoria del rovescio, che si spegne al di sotto del nastro, 0-15. Ripara con la prima di servizio vincente al centro Vanni, 15-15. Spettino. di punti fino ad ora con la prima di servizio in campo per Vanni. Altra prima e altro punto diretto dell'Aretino. 30-15. Sbaglia questa soluzione con il rovescio slice Bolelli, 40-15. Esce lateralmente il rovescio bloccato qui di Vanni, che rimane a palla game. La seconda per salire 2-1. Servizio. Altro turno di servizio a 15 tenuto da Vanni e 2-1 il suo vantaggio in questo inizio di match. Iniziali del derby azzurro di primo turno di Marsiglia tra Simone Bolelli e Luca Vanni, 2-1 Vanni senza break e senza palle break. Tre turni di servizio, fino ad ora tutti tenuti a 15. Due da Vanni, uno da Bolelli che torna al servizio. Tentato un cross di dritto Vanni, la cui traiettoria però è rimasta alta, facile perdere la volée di Bolelli, 15-0. Ottima prima ad uscire di Simone, 30-0.
ancora con la traiettoria esterna conquista il punto in forma. Rapidamente sale sul 40-0. E si stampa sul nastro il dritto in uscita dal servizio dell'Emiliano. Altro punto diretto con il servizio e altro turno di servizio a 15. E allora si tengono turni di servizio solamente a 15. Volelli riaffianca Vanni sul 2 pari. 87% di resa con la prima di servizio per Vanni, fino ad ora 83% per Volelli. Volelli che ricava il 75% di punti con la prima, mentre Vanni con la seconda in passivo, appena il 33%. Kenzie, 15-0. Si scambia poco fino ad ora. I servizi la fanno da padrone. C'era da aspettarsi. Qui è entrato con decisione nello scambio Volelli, togliendo il tempo alle possibilità di difesa di Vanni. Ottima la progressione con il dritto di Volelli, 15 pari. 15. Segno con l'accelerazione lungo il diritto Volelli, che qui ha affondato sul lato, lasciato scoperto davanti alla propria destra. 15-30. Ovviamente quando Vanni non tiene in campo la prima si fa tutto più difficile per l'aretino. 15-30. E un'altra seconda in arrivo. Poche prime in questo game per Vanni. Qui serve però una seconda molto carica al centro. Conta. Servito con coraggio qui Vanni, in una situazione di punteggio delicata, sotto 15-30 con una seconda. Il coraggio non fa davvero difetto a Vanni. 30 pari. Due pari, 30 pari. Finisce per stappare in movimento con il dritto Volelli, dritto che atterra in corridoio. 40-30 da 15-30. Palla game per il 3-2 Vanni. Trova profondità qui Volelli con il rovescio, con il taglio sotto. Che lontano. Vanni non è sufficientemente rapido qui nello spostamento per seguire la palla. Primo game che si decide ai vantaggi. Quinto errore dalla parte del rovescio di Vanni. Splendida questa soluzione di Volelli, una finezza con il rovescio, con il taglio sotto, i slice. Spezzare il ritmo dello scambio e a
sorprendere completamente Vanni, merita di essere riapprezzata. Rovescio, tagliare tutto il campo in drop shot. Prima palla break del match in favore di Bolelli. E qui urge una prima a Vanni. La progressione vincente di dritto vale il primo break dell'incontro a Bolelli, che dunque strappa nel quinto game del primo set il servizio a Luca Vanni e può ora far corsa di testa in questo primo set, prima con l'inside in e poi con l'inside out a tu per tu con la rete va a segno Bolelli. Ecco l'inquadrato. Simone Bolelli, che lo scorso anno è tornato protagonista ad alti livelli, tornando anche a vestire la maglia azzurra in Coppa Davis, non ha per nulla sfigurato in semifinale a Ginevra contro Roger Federer nel corso della prima giornata, così come non ha sfigurato Bolelli contro Federer quest'anno a Melbourne, agli Australian Open. Bolelli riuscito anche a conquistare il primo set contro Federer giocando un tennis di altissimo livello tecnico, prima poi di subire il ritorno di Federer che si impose in 4 set, prima che poi Federer venisse estromesso nel turno seguente da un straordinario Andreas Seppi. Seppi che dopo l'autentico tour de force di questo inizio 2015 si è concesso una settimana di riposo. E lo rivedremo in campo la prossima settimana, la ATP 500 di Dubai. Per la prima volta avanti nel punteggio, Bolelli serve per consolidare il vantaggio. Insiste Bolelli sul lato del rovescio di Vanni fino ad averne ragione. Entrambi hanno nel rovescio un colpo senz'altro di qualità inferiore rispetto al diritto. Altro fallo di piede chiamata Bolelli, questa seconda chiamata contro Simone che non gradisce affatto. Casa, Pettino. 15 pari, statico qui Bolelli nella preparazione del diritto. Bolelli che tiene in campo il 54% di prime e ha conquistato il punto con la prima nell'83% dei casi. Scappa via questo dritto in risposta a Vanni. Bolelli 30-15. Rimane corta la risposta di Vanni, può affondare con il dritto Bolelli. Guadagna il punto del 40-15. Nastro qui trascina oltre la riga di fondo il dritto offensivo di Bolelli.
ancora una opportunità per issarsi 4-2. Esce qui il rovescio difensivo in slice di Vanni, ma c'è subito la correzione. Dunque si ripete il punto. La situazione di 40-30, 3-2 Bolelli. Centrale, vale a Bolelli la conferma del break. Bolelli mette due game di distanza tra sé e Vanni, 4-2. Ingiocabile Simone con la prima di servizio, un solo punto ceduto a Vanni, 7 punti su 8 prime. Bolelli che di poco sopra il 50% con i punti conquistati con la seconda, 52%. Quindi ci c'è. Prova ad entrare con la risposta, ma la sbaglia Bolelli, che non ha certamente nella risposta uno dei suoi punti di forza, anche se ha lavorato molto su questo aspetto, su questo fondamentale, e si è visto quest'anno qualche progresso in ribattuta. Vanni nel piazzare questo rovescio. Palla che atterra negli ultimi centimetri di campo. 40-0. Rimane in campo la risposta di rovescio in diagonale di Bolelli. Risposta non colpita in pieno, ma comunque efficace. 40-15. Problemi qui nel lancio di palla. Tiene a 15 il suo game di battuta, Vanni deve però inseguire indietro di un break l'aretino, 4-3 servizio Bolet. Break nel quinto game sta facendo la differenza, questo primo set in favore dell'inquadrato Simone Bolelli su Luca Vanni. 4-3 e servizio. Vanni che ha ceduto uno di servizio nel quinto game e i restanti tre turni di servizio invece li ha tutti e tre tenuti a 15. Bolelli invece fino ad ora ha concesso soli 4 punti al suo avversario in 3 game di servizio. Decisamente più falloso con il rovescio Vanni, quanto non lo sia stata con il diritto. Si parte in questo ottavo game con la prima vincente di Bolelli. Thank you.
la prima di Boleli non si gioca praticamente. Una volta che mette in campo la prima, Simone o conquista il punto diretto o comanda lo scambio fino a chiuderlo rapidamente, come in questo caso, verticalizza il gioco e poi la chiusura con lo smash. Deve sperare Vanni in un calo di rendimento al servizio di Boleli. Difficilmente potrà essere raddrizzato. Con la seconda di servizio di Boleli, quantomeno Vanni può entrare nello scambio. Stavolta ha avuto la possibilità di scambiare, ma ha finito per sotterrare questo rovescio. 40-0. Molto rapido qui nel colpire con il dritto in uscita dal servizio Boleli, nel dare velocità alla testa della racchetta. Perfettamente piazzato con gli appoggi. Game a zero per Boleli. Continua a mantenere il controllo di questo primo set. Si garantisce la possibilità di servire per questo primo parziale 5-3. 15-0. Ace Vanni, 15-0. Il secondo ace. Molto lento qui nell'esecuzione del rovescio Vanni. Mancati gli appoggi. È il colpo che scappa in profondità. Comoda la volée di rovescio qui per Vanni. Appunto si è acquisito con l'attacco. 30-15. 30-15. Forza 40-30. Fossa il dritto la parte più bassa della rete Vanni. Seconda di servizio su 40-30 Vanni. Supera la rete questa risposta con il rovescio bloccato di Boleli. Nessun problema stavolta al servizio per Vanni. Boleli rimane avanti nello score di questo primo set 5-4 e potrà servire per il set, per conquistare il set d'avvio. Ha 18 anni, mentre coetaneo Simone Boleli si faceva già notare a livello internazionale, invece Luca Vanni era appena terza categoria, pensate. Frequentava la scuola pubblica nella sua Fogliano della Chiana, 1400 abitanti in provincia di Arezzo, 4 passi dal Senese, e si divertiva nei tornei di provincia con poche ambizioni. Ed è stato lui il primo ad ammetterlo, senza mezzi termini: da giovane ero letteralmente negato. Non è un caso che da juniores Vanni non abbia partecipato ad alcun torneo a livello internazionale, niente buon figlio, nemmeno i numerosi appuntamenti under 18 nella sua Toscana, ma intorno ai 21 anni poi è cambiato tutto. Ha avuto una repentina crescita tennistica che l'ha spinto a provarci seriamente, e anche se ha dovuto combattere in maniera ripetuta con un infortunio dopo l'altro, sempre a quelle ginocchia che proprio non ne volevano sapere di sostenere i suoi 198 centimetri d'altezza, ma non si è mai arreso, non ha mai mollato, ha sempre tenuto duro Vanni.
merito è di un ambiente sereno e di papà Luciano, ex pallavolista che milita in Serie A2 e che ha lasciato crescere Luca senza troppe pressioni, sostenendolo in ogni sua scelta. Bolelli può servire per mettere la parola fine sul primo set. Vantaggio di 5 giochi a 4. Si scompone nella risposta di diritto Vanni. 15-0. Non ha avuto alcuna chance in questo primo set nei game di risposta Vanni. Merito comunque di un Bolelli molto performante con il servizio. Ci pari, non rimane in campo qui la difesa di Bolelli. Riuscito a produrre un buon lungolina con il dritto qui Vanni. Fallo Bolelli, il primo doppio fallo del match. 15-30. Per la prima volta al servizio Bolelli si trova sotto, sia pure di un solo 15. Ritrova però l'efficacia della sua prima di servizio Bolelli. Questa traiettoria ad uscire. 30 pari, Bolelli due punti per la conquista del primo set. Rigioca la prima di servizio, Simone. Ancora una prima vincente fuori, con due servizi vincenti consecutivi. Bolelli dal 15-30 si porta sul 40-30 e si guadagna il primo set point. Vincente a suggellare il primo set, 6-4 Bolelli dunque in 36 minuti con un solo break a far la differenza. Sette dunque appannaggio di Simone Bolelli nel derby tricolore con Luca Vanni, 6-4, un Bolelli che ha ottimizzato lo strappo del quinto game nel quale Bolelli ha tolto la battuta a Vanni e poi ha portato fino in fondo questo break. Un Bolelli che non ha mai concesso palle break nel primo set, non è stato mai costretto ai vantaggi, ha concesso 6 punti soltanto in 5 turni di battuta a Luca Vanni. Con la prima di servizio in campo è stato pressoché ingiocabile, 85% di punti con la prima, da rimarcare anche il 66% di punti con la seconda, 8 punti su 12. Dall'altra parte invece Vanni,
il sostegno 2 ace, ha tenuto in campo il 60% di prime, ricavandone il 66% di punti con la prima e il 58% con la seconda. Sostanzialmente l'unico passaggio a vuoto del set, quel break subito nel quinto game. Non è riuscito poi più ad avere occasioni per rimettere in piedi il parziale. Secondo set che riparte con Vanni alla battuta. Rimane al di sotto del nastro qui il dritto di Vanni, che poi prova ad incitarsi, prova a scuotersi. Ci sta che sia scarico, del tutto fisiologico. Appena lungo l'allungo con il dritto di Bolelli, che però vuol vederci chiaro, chiedendo il falco. A dubbi Bolelli, vediamo cosa stabilirà il falco. E palla che è buona. Toccato per metà la riga. Punto. Anzi, 15 pari. Love 30. Un po' di confusione la giudice di serie, 0-30 in realtà. Regala qui con il dritto Bolelli. 15-3. Ritrova la prima di servizio Vanni, ne ha assoluta necessità. 30 pari da 0-30. Ottima ricerca della profondità qui in risposta con il rovescio di Bolelli, che si procura la prima palla break del secondo set, la seconda del match. Ha trasformato la sola ed unica palla break a propria disposizione nel primo set, Simone, che può partire in testa anche in questa seconda frazione. Ace ad annullare la palla break. Deuce. Ace quanto mai provvidenziale nel momento del bisogno. 40 pari. Questo non è un ace nella forma, ma lo è a tutti gli effetti nella sostanza. Vantaggio Vanni. Dopo due punti consecutivi con il servizio, Vanni inciampa il suo primo doppio fallo. Si resta in questo game d'apertura del secondo set e si torna in parità. Provato prima con la inside out di rovescio in accelerazione e poi con l'inside in con il dritto, ma ne perde il controllo Bolelli. Ancora vantaggio Vanni, seconda possibilità di iniziare al comando questo secondo set. Salva ai vantaggi questo game iniziale del secondo set Vanni, ha dovuto fronteggiare una palla break 1-0 per l'aretino.
che qui a Marsiglia disputa il suo terzo torneo a livello ATP. Prima di questo 2015 Vanni non aveva mai disputato un torneo nel circuito maggiore. Anzi, questo è il quarto torneo che disputa Vanni dopo Chennai, Quito e San Paolo. Chennai, dopo aver qualificazioni, venne sconfitto da Berankis, mentre a Quito è uscito di scena al primo turno per mano di Lajovic, contro il quale poi però Vanni si è preso la rivincita proprio settimana scorsa a San Paolo a livello di quarti di finale con un doppio tiebreak. Correzione sulla prima esterna di Bolelli. Può ripetere la prima di servizio. Riesce ad arginare qui Vanni la spinta con il dritto di Bolelli. 30-0. Ace esterno Bolelli, 40-0. Secondo ace per Simone, il primo del set. Imprendibile l'angolo di questa prima d'uscire. Pressato qui sul lato del dritto, Bolelli non riesce a difendersi. Ottimo l'aggancio in allungo da fuori del campo di Vanni. Sorpreso qui Simone dalla profondità del dritto in recupero. Ancora con il servizio ad uscire, segno Bolelli. Tiene con agio il suo primo turno di servizio del secondo set, dopo aver mancato una palla break nel game d'apertura, che Vanni ha salvato con un ace. Uno pari. Tutti i bambini presenti in tribuna, li sentirete senz'altro. I tre quarti del punto sono dovuti alla prima di servizio, poi chiusura elementare con il dritto per Vanni. La profondità della risposta di Bolelli. 15 pari. Come detto, si intravedono delle migliorie in risposta di Bolelli. Fermo restando che la risposta non sarà mai il suo colpo peculiare, però è fondamentale smussare delle imperfezioni. Insistito qui Vanni sul lato del rovescio di Bolelli, che poi tentato di uscire dallo scambio con questa accelerazione in lungolinea che però
termina la sua corsa in corridoio, benché ci fosse spazio per aggredire lungolinea. 30 pari. Vanni che sollecita molto il rovescio di Bolelli. Era prevedibile che fosse così. Conosce ben Vanni la forza del diritto di Simone. Ottimo questo colpo difensivo con il dritto bloccato di Vanni. Si sorprende Bolelli, cui recupero non oltrepassa la rete. 40-30 da 15-30. Segno lungolinea di rovescio Vanni, in vantaggio 2-1 in questo inizio di secondo set. Primo set 6-4 Bolelli. Bolelli il primo set, 2-1 Vanni senza break ma la palla break l'ha dovuta fronteggiare Vanni. Il game d'apertura del secondo set, si gioca da 50 minuti, continua ad avere percentuali d'eccellenza al servizio Bolelli, 83% di punti, 80% con la seconda, segno che al servizio Simone ha concesso le briciole al proprio avversario. Vanni che invece con la seconda in passivo è sotto il 50%, 44%, viaggia invece al 75% di resa con la prima. Un ace in più fino ad ora per Vanni, 3 ace a 2. Anche un doppio fallo in più per Luca. 2 doppi falli Vanni, 1 Bolelli. Bravissimo qui Vanni, che mostra quanto pregevole e delicata sia la sua mano. 0-15. Incrociato perfettamente di tocco con la volina a lungo. Niente male, davvero. Anche se Bolelli proteso quel recupero, ha concesso troppo campo a Vanni. 0-15. Passante di dritto qui di Vanni. Non è attaccato però qui Bolelli con la sufficiente angolazione, esponendosi al passante di Vanni. Attaccato troppo centralmente Bolelli. C'era molto spazio per il passante di Vanni che con 2 vincenti consecutivi per la prima volta nel match si trova avanti di 2 punti sul servizio Bolelli. Prenota un break. Attenzione, 0-30 in seconda di servizio Bolelli. Non riesce però qui Vanni a contenere l'apertura di campo con il dritto di Bolelli. Si è di mezzo allo svantaggio in questo quarto game, 15-30. Abbandonato dal servizio in questo game Bolelli. Provato la chiusura in lungolinea con il rovescio Vanni, ma non ha trovato il campo. Giusta l'idea, l'intenzione, non altrettanto l'esecuzione. C'era un po' troppo angolo.
da 0-30-30 pari. E poi si rammarica dell'errore commesso. E ha scelto l'angolo giusto, non la misura. Salgono a 9 gli errori con il rovescio per Vanni. Rimane sul nastro qui il tentativo di passante di Vanni. 3 punti consecutivi in questo quarto game per Vanni e per Bolelli, 40-30. È uscito da una situazione complicata in questo, per la prima volta sotto 0-30. Non ha però tradito alcuna titubanza, ha infilato 4 punti consecutivi con i quali riesce a difendere anche questo turno di battuta e a pareggiare i conti. 2 pari, sempre seguendo la successione dei turni di battuta. Palle break rimangono un tabù in questo match per Vanni, che però mai come in questo caso, quest'ultimo game, si è avvicinato alla break, è stato avanti 0-30. Colpisce in maniera imperfetta con il dritto Bolelli, steccando. Pari. Qui sì. Sopraffatto Vanni dalla velocità di palla di Bolelli. Di dritto di Vanni, pregevolissima, e anche questa merita di essere riapprezzata. Passante piuttosto violento di Bolelli, guardate con quale maestria è riuscita ad addomesticare e a bloccare la demivolée di dritto. Da applauso. Dovrebbe infatti Vanni cercare di più la via della rete, visto che un'ottima propensione con il gioco di volo. Allora perché non proiettarsi di più a rete? Specialmente nei suoi game di servizio. Qui non riesce ad alzare la traiettoria del rovescio al di sopra della rete Vanni. Qualche errore di troppo con il rovescio. Luca. Trenta pari. Parte per la tangente questo rovescio in difesa di Bolelli. L'intento di Vanni è chiaro, cercare di spingere il possibile sul rovescio di Bolelli per crearsi delle aperture, per girare dalla sua parte lo scambio. Non rimane in campo il tentativo d'approccio di Bolelli e Vanni continua a condurre nel punteggio di questo secondo set, 3-2. Ci sono ancora strappi in questo secondo set, un set invece strappo decisivo. Bolelli l'aveva effettuato proprio nel quinto game sulla situazione di due pari. Quasi l'ora di gioco, 58 minuti.
allenato Cavani da Fabio Gorietti. Vanni che ha in Thomas Fabiano suo compagno di allenamenti. C'è un rapporto di stima reciproca tra Vanni e Fabiano. E l'ascesa di Vanni è merito anche di un ambiente sereno e produttivo, punti fermi come i genitori, come la sorella Sara, che è la bancaria che conosce alla perfezione ogni impegno del fratello, e la fidanzata Francesca, la donna del mio futuro, dice Luca, studentessa di economia, che ne comprende gli impegni e lo appoggia. Già con il sorriso. Torna a servizio Bolelli. Indietro 3-2 in questo secondo set. Deve rincorrere dunque Bolelli. Non ho avuto ancora opportunità di break in risposta in questo secondo set Bolelli, anzi ne ha avuta una proprio nel game d'apertura, cancellata con un ace da Vanni, poi per il resto però non ne ha avute più nei due successivi game di servizio di Vanni. Segno con lo smash Bolelli. Ottimo il diritto d'attacco, è andato avanzando, tutto in dinamica. Prova una smorzata che però rimane sul piatto corde di Bolelli, 15 pari. Fettino. Non era nelle migliori condizioni qui per tentare questo colpo di tocco. Un'ora di gioco in questo momento. Strappa con il rovescio Bolelli, la risposta di Vanni, 30-15. Meno ingiocabile che rispetto al primo set Bolelli alla battuta in questo secondo parziale. Sta concedendo di più. Richiesta di challenge da parte di Vanni su questa prima al centro di Bolelli. Dovrebbe trattarsi di ace. E si tratta di ace. Il terzo. Da pari. Questo non è un ace, ma è un parente stretto, 40-30. Fatica molto Vanni il servizio di Bolelli. Difficile contenere. Ferma al di sotto del nastro qui il dritto incrociato di Bolelli. Costretto ai vantaggi. Per la prima volta nel match. Pregevole questa soluzione lungolinea con il rovescio a tutto braccio di Bolelli.
Avantage Bolelli. Vantaggio Bolelli. Scappa in corridoio il rovescio in contenimento di Bolelli, che poi chiama in causa il falco. Mi è sembrata out abbondantemente. Non lo è abbondantemente, ma è effettivamente out. Ancora parità. Bolelli has two changes remaining. Prima di servizio esterno facilita la chiusura con il dritto di Bolelli, su il vantaggio. Bolelli. C'è molta più lotta però nei game di servizio di Bolelli rispetto al primo set, che filavano via velocemente. Non riesce a tenere qui con il dritto in difesa Vanni. Si aggiudica il game ai vantaggi Bolelli senza concedere palle break. Tre pari, sempre seguendo l'andamento dei servizi. Superata da 5 minuti la prima ora di gioco. Non riesce Vanni a far breccia in risposta. Vincente il cambio di ritmo con il rovescio di Vanni, che non è riuscito inizialmente a chiudere lo smash, è stato ricacciato indietro da una posizione di vantaggio, ma è riuscito ugualmente a conquistare il punto con questa soluzione di rovescio. Sfruttato la porzione di campo lasciata sguarnita da Bolelli. 15-0. E 30-0. Altro vincente di qualità con il rovescio, stavolta ha giocato un ottimo senso dell'anticipo, sempre con il lungolinea. 30-0. 40-0. Stavolta il punto lo conquista direttamente con il servizio esterno. Molto rapidamente si porta sul 40-0 Vanni. Con l'ace centrale Vanni riprende la testa di questo secondo set, 4-3, primo set 6-4 Bolelli. Vanni man 4 versus 3, 4 games to 3. Permane l'equilibrio in questo secondo set, si seguono i turni di battuta, 4-3 Vanni, servizio che tra poco tornerà a Simone Bolelli, la cui percentuale di punti con la prima si è un po' abbassata, 74% ora, un set viaggiato Simone oltre l'80%. Penso rimane invariata invece la resa con la percentuale di resa con la seconda per Bolelli, 68%.
riesce a colpire con i giusti appoggi qui Vanni. Che rimane abbondantemente al di sotto del nastro. 15-0. Non riesce a contenere con la risposta di rovescio qui Vanni. 30-0. Altro punto conquistato direttamente con la battuta da Bolelli e 40-0. Trova l'impatto con la risposta qui Vanni. 4-0 in battuta per Bolelli. Riaggancia sul 4 pari il suo connazionale, nonché coetaneo. Entrambi classe 85 di giugno Vanni, di ottobre Bolelli. La risposta vincente d'incontro con il rovescio di Bolelli, risposta a tagliare tutto il campo. 0-15. Bloccato il movimento con il polso e ha lasciato partire un tracciante in risposta. 0-15. Seconda risposta vincente nel match di Bolelli, questa è la più spettacolare. A forza di insistere sul rovescio di Bolelli, alla fine Vanni rischia di mettere in palla la risposta con il rovescio di Simone. Attenzione, 0-30. Momento delicato questo, sul 4 pari. Vanni deve ovviare questa situazione di svantaggio. Niente prima. Net seconda. Nastro sulla seconda, che rischio. Vediamo se Bolelli entrerà con la risposta sfruttando la seconda di Vanni. Chiamato out il dritto lungolinea di Vanni, c'è la correzione della giudice di sedia. Vanni si lamenta, si sente penalizzato in questo caso. Ovviamente si ripete il punto, dato che Bolelli era sulla traiettoria di questo dritto, non era distante dalla palla. Una consistente prima di servizio al centro di Vanni. 15-30. Oltre 200 km orari, 202, 15-30. Stampa l'ace centrale Vanni, da 0-30 a 30 pari. Ricevuto aiuto dal servizio, il momento più delicato per lui del match. Cinque gli ace di Vanni. In pressione Bolelli. Si sposta poi sul dritto per colpire con il cross, ma abbassa troppo la traiettoria Bolelli. Mal posizionato qui con i piedi nella ricerca della palla. Da 0-30 a 40-30 Vanni ha la chance del 5-4. Thank you.
abbassa la velocità del proprio dritto qui Bolelli, forzando i ritmi dello scambio, costringendo all'errore in difesa Vanni. 40 pari, si va in vantaggio in questo nono game. Potrebbe rivelarsi determinante in caso di break di Bolelli. Prova a forzare con la risposta di rovescio Bolelli, risposta che però non passa. Vantaggio Vanni, altra possibilità di 5-4. E con l'ace esterno Vanni esce dalla buca in questo nono game. Ha dovuto recuperare da 0-30. Vanni mantiene dunque il comando del punteggio in questo secondo set, 5-4, ha sempre condotto lui, tenendo tutti i 5 turni di battuta, concedendo una sola palla break nel game d'apertura del secondo parziale. Due ace in quest'ultimo game, 6, anzi 7 in totale per Vanni, che ha netto vantaggio per quanto riguarda gli ace, 7 ace a 2 contro Bolelli. Vantaggio anche nel computo dei game in questo secondo set, Vanni, 5-4. Set 6-4 in favore di Bolelli. Vanni che continua ad avere problemi con la seconda in campo, ricava pochi punti, 27% questo secondo set per i punti raccolti con la seconda per Vanni, 83% invece molto più efficace con la seconda di servizio. Bolelli che ora serve per rimanere aggrappato a questo secondo set, indietro 5-4, deve dunque servire per rimanere nel parziale, mentre sul campo 1 è in corso di svolgimento il match di secondo turno tra Sergej Stakhovskij e Jan Lennard Struff, che ieri è estromesso. Mau dal singolare, mentre è stato sconfitto in doppio a fianco di Simone Bolelli, che era compagno di doppio di Bolelli. Un break di vantaggio per Stakhovskij nel primo set, 4-3 e servizio. Perfetta questa esecuzione lungolina con il dritto di Bolelli. Perfetti sia gli appoggi che l'avvicinamento alla palla, il caricamento del colpo. Challenge richiesto da Vanni. Anzi, è Bolelli. Giudicata out la prima di Bolelli, molto vicina alla riga. Palla che tocca. Terzo is di Bolelli. E 30-0. Altro ace, questo di piazzamento. Quarto ace di Bolelli, il secondo nel game, 40-0. Comodamente tiene questo turno di servizio a zero Bolelli, ha servito alla grande con tre punti diretti con il servizio, un'accelerazione vincente di dritto. Praticamente Bolelli non ha concesso scampo in questo game a Vanni, in un game che pure poteva essere delicato dal punto di vista mentale, dovendo servire per rimanere nel set. Equilibrio assoluto in questo secondo set. Ace Vanni, 15-0.
si sta dirigendo verso il tiebreak a questo punto. 30 secondi, 30 long. Next, first service. Seconds. 40-0, continua a macinare punti al servizio Vanni, che scorsa settimana a San Paolo ha disputato ben 5 tiebreak, vincendone 3. Il dritto Vanni a 0 tiene il suo game di battuta e si guadagna il tiebreak 6-5 in suo favore, secondo set. Facendo tutto il possibile in questo secondo set Luca Vanni, che non riesce però a scrollarsi di dosso il suo avversario Simone Bolelli. In vantaggio Bolelli ha la possibilità di servire per portare il secondo set al tiebreak. Lento qui nella esecuzione del dritto, nella ricerca di palle degli appoggi, Vanni, 15-0. Okay. 30-0, profonda e carica la prima di servizio di Bolelli. Soli 2 punti dall'agganciare il timer. Apertura di campo con la prima esterna e poi chiusura con il dritto a tu per tu con la rete nella direzione opposta. Bolelli 40-0. E sarà dunque il tiebreak a spezzare l'equilibrio di questo secondo set, che non si è spezzato in 12 game. Il sesto tiebreak che disputa nelle ultime 2 settimane Vanni. Bolelli che non ha ancora offerto alcuna chance di break al suo avversario in questo match. Mentre 2 palle break ha concesso Vanni, annullandone una. E Vanni a iniziare al servizio. A segno con questa accelerazione dal centro verso l'esterno con il dritto Vanni. Prima spinge sul lungolinea e poi sceglie un angolo fuori dalla portata di Bolelli sul rovescio del bolognese. 1-0 Vanni. Ace centrale Bolelli, 1 pari. Prima però c'è la richiesta di verifica del segno di Vanni. Palla a me che è sembrata buona. Sì. E lo è in effetti. Quarto ace di Bolelli, la metà di quelli fin qui serviti da Vanni. 1 pari. Viene avanti Bolelli, poi non deve neanche ricorrere alla volée dato che il passante di Vanni si allarga. 2-1 Bolelli.
Senza mini break. Stampa questo all'esterno Vanni. Si avvicina alla doppia cifra. Vanni, nono ace. Questo dritto difensivo in diagonale di Vanni. Primo punto di mini break in favore di Bolelli e primo tentativo di allungo. 3-2 e ora due servizi Bolelli che ha la possibilità di mettere margine tra sé e il proprio avversario. Conferma il mini break appena maturato Bolelli direttamente con la prima di servizio, si gira con Bolelli che ha due punti di vantaggio in questo tie break, 4-2. Curiosamente il break che ha fatto la differenza nel primo set è arrivato nel quinto game e in questo tie break il primo punto di mini break che ha rotto l'equilibrio è arrivato nel quinto punto sul totale. Altro servizio Bolelli per distanziare ulteriormente il proprio avversario. Prima che non entra. Vola via però il rovescio in risposta di Vanni che non approfitta di una seconda di Bolelli che non era inattaccabile. Quattro punti consecutivi nel tiebreak infilati da Bolelli e 5-2 il suo vantaggio a due punti dal successo. Il quasi trentenne di Budrio. Gli errori commessi da Vanni, troppi. Esagera qui con il dritto nonostante avesse spazio per aggredire qui Bolelli sul lungolinea, poteva sferrare colpo del KO. Così invece c'è ancora spazio per speranza di Vanni. 5-3. E 5-4. Rimane a contatto comunque Vanni. Ora Bolelli ha due servizi per chiudere i conti di questo tiebreak e di questo match. E qui servono due prime a Bolelli per tenere lontano Vanni. La trova la prima. Infila questa prima vincente ad uscire Bolelli. 6-4, due match point in suo favore.
Massa viene respinta dal nastro la smorzata di Vanni e dunque in un'ora e mezzo esatta in due set 6-4-7-6 Bolelli si impone nel derby italiano con Luca Vanni. Simone Bolelli. Debutta dunque vittoriosamente Simone Bolelli in due set in un'ora e 31 di gioco, un match giocatosi sul filo dell'equilibrio. La differenza l'ha fatta un break nel quinto game nel primo set e nel tie break, il punto di mini break che Bolelli ha conquistato nel quinto punto. Esce di scena dal torneo di Marsiglia Luca Vanni a testa alta. Simone Bolelli, Simone, were you surprised of the level of the game that had Luca? He improved since a few weeks and you know that he did a great tournament in Sao Paulo. Tu savais qu'il avait fait une bonne performance à Sao Paulo. Est-ce que tu étais surpris du niveau de jeu? Sono sorpreso dal livello di Luca. He deserved ottimo to giocatore. The final last week della finale della scorsa settimana a San Paolo and just for a couple of balls he didn't win a tournament. So he's in good shape, good confident and today was very tough to play against him, a very big serve. Gran servizio. Also from the baseline he missed just a few balls. I mean, he played on clay until two days ago and then to play indoor arcor is non è, not easy, non è facile passare dal lui dal veloce dalla terra al veloce. Very focused, very concentrated. Sono stato molto concentrato. Je savais qu'il avait fait des progrès, en plus c'est un très grand serveur, il jouait très bien. Vous savez qu'il y a deux jours il était sur terre battue, donc il s'est bien adapté, il a été très bon, que ce soit au service ou aussi sur sa ligne de fond, et c'était vraiment très 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 fort. You're same generation, you've 85 together, vous êtes de 85. Did you play each other before? Vous étiez joué un peu avant? No, never. Oh, never, never, never. We made a different kind of tournament. It was injury, me also, and no, but we never play each other. On ne s'est jamais joué. Effectivement, il avait fait le choix d'autres tournois, et puis quand il était blessé, moi je jouais et l'inverse justement à ce moment-là. Back to Marseille. Like to come back here. You like this atmosphere? Tu aimes cette ambiance? Yeah, I like it. People also are good. Un bel clima, una bella atmosfera, un bel pubblico qui a Marsiglia. Thanks a lot. Ringrazio tutti. Très heureux, c'est vrai, le cours est parfait, la salle, l'ambiance est géniale, et puis j'ai entendu des supports italiens aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour cela. Thank you. Grazie. So you will have to hit. This is some kids from Sarah and Nassim. Dunque Bolelli fa il suo debutto vittorioso, affronterà domani Milos Raonic, lo tornerà ad affrontare a distanza di una sola settimana. E noi ci fermiamo qui per la diretta di Marsiglia, alle 16 passeremo al torneo la ATP 500 di Rio de Janeiro. Tous les deux, il y a Sarah Bouchala, elle a 12 ans.